Il 1919, per il Trentino e per Trento, non è solo l'anno della pace, è anche l'inizio di una fase nuova, inedita, all'interno del Regno d'Italia. Per molti è l'agognata unione alla madrepatria, alla cultura italiana non più vissuta da minoranza nazionale dentro l'impero austro-ungarico. Trento, assieme a Trieste, divengono città simbolo di questo nuovo periodo storico, così a lungo atteso e ricercato dalla propaganda politica del regno. Il passaggio, però, è anche denso di forzature, di semplificazioni e purtroppo improntato all'improvvisazione organizzativa. Fin dai primissimi giorni seguenti all'unificazione, tantissime città, da nord a sud, paesi più o meno noti, si affrettano a scrivere in municipio per esprimere le proprie congratulazioni per l'avvenuta annessione al Regno d'Italia. Decine e decine di vie e piazze dedicate a Cesare Battisti e a Trento e al Trentino attendono di essere inaugurata la presenza del sindaco Vittorio Zippel, che cerca cortesemente di rispondere a tutte queste impellenti richieste. Centinaia di lettere e cartoline arrivano anche da semplici cittadini che scrivono messaggi di augurio, di gioia o addirittura poesie per partecipare a questo grande evento nazionale. Infine ci sono le associazioni, le scuole, che in massa inviano materiale didattico, libri, vestiti, perfino generi alimentari alla popolazione e ai giovani trentini in particolare per sostenerli in questa nuova vita italiana. Nei primi mesi di pace non si contano le visite di autorità, alti ufficiali, aristocratici a Trento, città simbolo della redenzione e della vittoria italiana. Anche molte classi scelgono la città di Trento come meta per le proprie gite scolastiche. È una città di cui hanno sempre sentito parlare e che per la prima volta possono visitare. Il palcoscenico di queste visite è il Castello del Buon Consiglio e soprattutto la Fossa dei Martiri, come viene chiamato il luogo dove sono stati giustiziati Damiano Chiesa, Fabio Filzi e Cesare Battisti. Il monumento a Dante, che fino al 1914 è stato il luogo più importante dove celebrare l'italianità del Trentino, viene progressivamente trascurato. È importante trovare nuovi luoghi, nuovi riti, legati soprattutto all'epopea della Grande Guerra. Cesare Battisti rappresenta la sintesi perfetta per questo scopo. Volontario nell'esercito italiano durante la guerra, nel corpo degli Alpini, è catturato nel luglio del 1916 e condannato a morte dagli austro-ungarici. Già famosissimo in Italia durante la guerra, lui e gli altri 700 volontari sono osannati e a loro vengono eretti monumenti e dedicati luoghi pubblici. Addirittura tante lapidi riportano come data d'inizio del conflitto il 1915 e non il 1914, data effettiva di entrata in guerra per il Trentino. L'esperienza dei profughi e dei soldati che avevano obbedito alla chiamata alle armi di Francesco Giuseppe è così progressivamente rimossa dalla memoria ufficiale. Gli anni del primo dopoguerra vedono la fondazione di due importanti istituzioni museali. A Trento è proprio qui, nel Castello del Buon Consiglio, che viene fondato nel 1923 il Museo del Risorgimento. Si basava su un'idea già di Cesare Battisti di inizio secolo e raccontava tutta la storia dei moti di italianità che avevano attraversato il Trentino nel corso del XIX secolo. A Rovereto, sempre nel castello cittadino, viene aperto il Museo Storico Italiano della Guerra. All'inizio è una semplice raccolta di tutto ciò che riguardava la Grande Guerra e poi invece prende l'avvio un vero progetto espositivo dotato di un metodo scientifico. Sono due istituzioni particolari che si dedicano principalmente alla storia dell'irredentismo e all'enfasi sulla vittoria italiana. Finora abbiamo parlato degli anni 20 del Novecento. Ora sentiamo un punto di vista diverso dall'ospite della puntata. L'arte del primo dopoguerra si muoverà principalmente su due percorsi. Il primo è sicuramente reinventarsi una nuova forma d'arte. Le avanguardie artistiche sono destinate ad esaurirsi nel periodo che va dal 1919 fino al secondo dopoguerra.
L'altro filone invece da seguire è sicuramente legato alla celebrazione della Prima Guerra Mondiale, in modo particolare la celebrazione non soltanto della vittoria, e in questo la campana anche dei caduti di Rovereto ci dà un'indicazione, ma celebrare soprattutto i caduti. Celebrare non è soltanto il monumento inteso come appunto il mausoleo di Cesare Battisti, anziché tanti altri esempi in Italia, ma anche i musei servono a celebrare e servono a conservare una memoria. Questo vale praticamente sia durante il Risorgimento e soprattutto nel post-unitario, quando parliamo in modo particolare di tutti quei musei civici che vengono aperti con l'idea di conservare e soprattutto di far sentire la memoria, che non è una memoria campanilistica, ma la voglia di partecipare ad una costruzione, in questo caso di uno Stato, di una nazione, attraverso il piccolo, attraverso la propria storia, quella che la possiamo chiaramente definire come microstoria. Questa operazione verrà poi riaffrontata e ripresa anche con il primo dopoguerra, dove, e non soltanto con il primo dopoguerra, dove di fatto il fascismo metterà letteralmente mano sui musei del Risorgimento, che verranno di fatto riallestiti chiaramente aggiungendo quella che è definita la quarta guerra di indipendenza. Quindi vengono riallestiti e soprattutto viene rivista la storia risorgimentale, fino ad arrivare poi a quello che invece sono oggi monumenti celebrativi, ma questa volta non come quelli civici, risorgimentali, post-unitari, che dovevano raccontare il micro, ma questa volta parliamo di musei internazionali come monumenti per entrare in una scena di fatto europea, internazionale. Pensiamo per esempio a tutti quelli che sono i musei, e questo lo abbiamo soprattutto tra gli anni 80-90, quelli che vengono definiti un po' i musei spettacolo, quei musei dove si cura principalmente il contenitore e solo successivamente il contenuto, ma anche lì è la voglia praticamente di presentarsi attraverso pura visione estetica sulla scena internazionale, e quindi celebrare in questo caso la città, quindi aprire la città verso l'Europa e in questo caso anche il mondo. I mesi e i primi anni seguenti alla fine del conflitto mondiale rimangono ancora oggi per molti versi un periodo inesplorato della storia locale trentina. Il carattere particolare che aveva avuto il conflitto per i trentini, che combatterono in parte nell'esercito austro-ungarico e in parte in quello italiano, determinò il difficile ritrovarsi dei vincitori redentori accanto ai vinti redenti. Le tensioni e le divisioni non scomparvero come d'incanto, così come non si risolsero facilmente le difficoltà concrete delle distruzioni e del tracollo finanziario. L'unione di questi elementi permette di comprendere come il quadro del Trentino post-bellico fosse complesso. Molti erano felici per l'Unione d'Italia, ma questa non è certo l'unica variabile. Vi sono tensioni sociali, incognite per il futuro e un quadro nazionale estremamente incerto, dove il fascismo inizia a comparire sulla scena politica.